Salve a tutti, benvenuti in questo video, io sono Mr. Camarium, vi invito a lasciare subito un like così mi incentivate a realizzare ulteriori video anche di questo genere. Oggi con questo video vi voglio mostrare come si installano questi gadget che in questo caso ho preso da Ali per circa 2 euro. È un voltometro e un amperometro. Attualmente sono andato a vedere anche su Ali e sono scesa a 1,50 euro. E giusto per aggiornarvi, esiste anche il modello che ha il voltometro e l'amperometro in unico gadget. Perché ho preferito questa soluzione? Più che altro è per uno sfizio. Perché diciamo che ci sono la Ticino e molte altre società che realizzano questi mini computer in cui è possibile vedere tramite un display il consumo in ampere e la tensione utilizzata in casa. È giusto, era uno sfizio, ma quello lì costa sui 100 euro e uno sfizio per 100 euro non me lo volevo togliere. Invece questi qua costavano circa 2 euro. Mi sono arrivati circa 2 mesi fa, ma solo oggi ho avuto il tempo di montarli e installarvi. Non vi faccio vedere come ho fatto ad adattarli a questa maschera qui, perché comunque in casa non tutti hanno questo sistema qua. Quindi procedo soltanto a farvi vedere come si va a fare il cablaggio e farli funzionare. Allora, questi qua hanno un'alimentazione diretta a 220. Io mi sono preparato un cavetto con un capicorda a forchetta. Quindi andiamo mediante il cacciavite ad applicare da un lato all'altro a cascata ad alimentarli. Questo qua invece è per il sensore, vi faccio vedere come montare il sensore. Timeless, sailing through, but tonight, no, we can't go far. And I know it cannot last, but at last I can finally breathe. And I know it cannot last, but at last I can finally see. Allora, passiamo adesso a individuare la fase da utilizzare per il sensore. Allora, nella parte superiore del salvavite entra la tensione, in uscita è quello che ci interessa a noi. Come rintracciare la fase? Basta prendere un cercafase come questo qui. Se vedete, da un lato non accende, dall'altro lato accende, perché è individuata la fase. A noi interessa l'uscita. Quindi, come avete visto sopra, è uguale anche sotto. La fase è stata questo lato qui. L'anello o il sensore è questo qui. Non so se si vede bene nella camera. È un anellino con cui viene avvolto un filo di rame. Questo qui ci dobbiamo far passare il cavo della fase all'interno. In questo modo, tramite questo sensore, riesce a effettuare la lettura. Questo qui è il connettore da utilizzare a questo qui. Adesso andiamo con l'uso della forbice portiamo via la guaina. Se avete notato, ho utilizzato un cavo di 1 mm perché non hanno bisogno di un amperaggio molto alto per essere alimentati questi due strumenti. Quindi ho preso un cavo di un vecchio ATX e ho utilizzato per il mio caso. A questo punto non ci resta che staccare la corrente. A posto.
cominciamo. Staccare qui, come vedete io ho messo l'anello sulla fase. Questi cavi, anche se li vedete colorati rossi e neri, non hanno alcuna necessità di polarità. Io l'ho messo tanto per comodità. Per comodità lo stacchiamo così, ecco qui, così lavoriamo meglio. Stessa operazione la ripetiamo per questo qui. State sempre attenti perché sopra la tensione c'è, l'ho staccato solo sotto. Poi colleghiamo anche il sensore. Ok. E facciamo una prova. Ecco qui. Adesso stacchiamo per rimontare tutto. You carry the